Ciao a tutti amici del canale Olgifemov, ben ritrovati ancora una volta sul canale Olgifemov. Qualcuno ha gridato fortissimo come se lo stessero ammazzando. Ah no, è un asino che sta facendo io io e sembra una persona. Niente che dire, questo è uno degli ultimi episodi di Via Spasso con Ettore, come ho già detto. Oggi non andrò a visitare case che uccidono le persone perché sono in assenza di Samaf. E poi perché non mi va di essere sgridato ancora una volta e di rischiare la vita. Devo fermare ogni 3 secondi perché Ettore vede una merda e se la vuole mangiare, che palle. Però a lui piace, lui esplora, lui diciamo si diverte di cagare davanti alle macchine che passano. Macchine che passano. Niente, si va avanti. Si va avanti. Non si sa per quanto ancora. Potrebbe finire tutto adesso. Però per qualche motivo non succede. Mamma mia, mamma mia. Erano tipo le 7. Mamma spalanca la mia porta e mi sveglia, stavo dormendo. Mi fa: Ettore vuole essere portato in giro. E faccio: ok, va bene. Comincio ad uscire di casa e mi fa: no, non puoi così perché, capito, stai in pantaloncini, infradito, fa freddo qua, là, ma poi così. Quindi mi sono messo la tuta, la maglietta con la scimmia, non so se si vede, vabbè, che fa niente, c'è una scimmia sulla maglietta. E niente. Ieri siamo stati a Rooster, gli amici a Rooster. È successo un evento, ahimè, spiacevole. E cioè, è stata una bella serata, è stata una bella serata. Però è successa una cosa. Ci eravamo fermati un attimo per andare con lo skate. E io avevo sentito un po' di caldo, quindi ho deciso di togliermi la felpa e di affidarla nelle mani di Lollo. Mentre continuavo a skateare. E poi, dato che sono stupido, mi sono dimenticato che gliel'avevo data. Me ne sono ricordato solo dopo. Ho fatto: Lollo, ma è presente quando ti ho dato la felpa? Dove l'avevi lasciata? E lui ha fatto tipo: lì dove me l'avevi data, capito? E lì. E ho fatto: ah, vabbè. Quindi niente, stamattina faccio casini perché stavo vicino a un Eurospin. Stavo vicino a un Eurospin. Loro ho chiamato il servizio cliente degli Eurospin, fa: sì, pronto, chiami, sto qua dalla Romania, tutto con l'accento rumeno, dimmi che cosa vuoi. Ho fatto: vorrei sapere un attimo il numero di telefono di quell'Eurospin là che sta in via, come si chiamava, non mi ricordo. E mi fa: guarda, se hai lo scontrino te lo posso dare. Io, non avendo fatto la spesa all'Eurospin, ho detto: no, senti, scontrino non lo tengo. Semplicemente ho dimenticato una felpa, l'avvicino. Volevo sapere se fosse ancora lì. Ha fatto tipo: vabbè, vedi sulle pagine gialle. A quel punto mi sono ricordato dell'esistenza delle pagine gialle. Ho trovato sto Eurospin, l'ho chiamato, mi risponde il signore gentilissimo, fa: ah, dimmi. Dico: senti, fammi un favorissimo, gentile proprio. Ho dimenticato la felpa, non è che l'hai vista? Ha fatto: guarda, io sono arrivato alle 9:30 la mattina e non c'era niente. Vabbè, grazie per l'informazione, fa niente, ciao 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 ciao. Insomma, alla fine ho perso la felpa, la mia felpa preferita. E Ettore, per cortesia, cammina. Poi il resto tutto bene, è stata una bella serata. Abbiamo usato lo skate, abbiamo giocato ai calci di rigore, abbiamo mangiato a Rooster, ho preso il Bronx, che era composto da un sacco di roba, compare. Allora, mo ti dico cosa c'è. C'era un hamburger panato e fritto, ripieno di scamorza, che stava in un panino insieme a salsa rooster, troppo buona, tipo insalata, pomodori, cose così. Poi un altro strato del panino era composto da polpette fritte ripiene di boh, mozzarella scamorza, non so cos'era, e sopra le quali c'erano copiosi strati di porchetta. E chiusi poi dalla parte di sopra del panino, più varie salse, varie cose, insomma, e le patatine di contorno.
Ho lasciato poco poco di panino perché non ce la sto facendo più. Cioè, quell'hamburger era frittissimo e... Avrei potuto continuare a mangiarlo, però non ne sarebbe valsa la pena. Non avrei vomitato, però non sarei stato bene. L'importante è sapersi controllare. È molto, molto importante. Se tu sai quali sono i tuoi limiti, non li superi. Dato che io in precedenza li ho superati, ho detto, no, senti, stavolta no. Ah, mi hanno dato anche un cicchetto di vecchia Romagna insieme al panino, che poi mi sono bevuto tranquillamente, insomma. Allora, che dici, torniamo indietro? Sì, dai, torniamo indietro. Niente, mi piace fare questi a spasso con Ettore perché, capito, è un modo che ho per parlare con voi dei cazzi miei. È come tenere una sorta di diario aggiornato, capito? Che, capito, faccio le cose e poi le racconto, dico, insomma, tutte le cose, voi state là che mi ascoltate. È molto carina come cosa, è molto carina, sì. Anche se c'è gente che non si guarda gli Aspasso con Ettore perché li trova noiosi. Ad ogni modo io quei video non li giro per loro. Per loro ci stanno i gameplays. E niente. Anche se, a dire il vero, a molta gente non piacciono i gameplays. Si rompono il cazzo, mi fanno: smettila di fare quel gioco lì piuttosto che quell'altro gioco là. E io ho fatto tipo... ma se non sto facendo proprio giochi in questo periodo, vabbè, guarda, la casa che uccide le persone. Però avevo promesso che non ci sarei tornato. Andiamo, Ettore, andiamo. Niente, che c'è da dire? Ho finalmente imparato a schiacciare a basket, anche se mi esce una schiacciata ogni 62 tentativi, mannaggia. Però devo saltare ancora più in alto, mi devo allenare, anche perché non sono proprio altissimo, quindi devo allenarmi più della gente, capito? Più della gente. Niente, il 16 settembre si parte. Si va a Torino a studiare cyber security. Niente, poi penso che mi iscriverò là al basket, capito? Che tipo gli studenti pagano pochissimo, una cosa del genere. Mi iscrivo al corso per principianti. Che stavo dicendo? Non mi ricordo proprio. Sono stanco. Ah, non so se vi ho raccontato della mia brutta esperienza con i denti. Che non mi si apre bene la bocca. Non è che dici, ah, fa uno scatto strano, come può succedere magari a molta gente. A me lo scatto strano era la fase precedente. Adesso quello scatto è diventato un dolore infernale. Di conseguenza non apro più la bocca. E sono andato da un dentista che mi ha fatto tipo, mi ha visto, ha fatto: senti, ma tu quando è stata l'ultima volta che sei andato da un dentista? Ho fatto: ah, meglio se non sai. Ho fatto: vabbè, senti, poco, noi qua dobbiamo togliere tutti i denti del mondo, vieni domani così togliamo il primo. E ho fatto: guarda, che palle, sì, vabbè, se va fatto lo facciamo. Sono andato là. Mi hanno fatto la pulizia dei denti, che, mamma mia, che brutto. Una delle cose più brutte del mondo. Dopodiché mi hanno tolto sto dente, che ovviamente non mi ha fatto male perché mi hanno dato qualche anestesia strana proprio. Però appena sono andata l'anestesia. Anestesia, mamma mia, male proprio. Sono stato più di una settimana che non riuscivo a mangiare niente. Perché, mamma mia, il dolore. E poi praticamente non l'hanno tolto bene sto dente, mi avevano lasciato dei pezzettini appuntiti all'interno della gengiva e quindi quando masticavo si schiacciava, si gonfiava ancora di più, bordello, pus, mamma mia che schifo. E quindi dovevo togliere l'altro dente, ho fatto la disdetta perché ho detto: senti, se ho questo dolore in bocca col pisello che mi tolgo un altro dente. E tra l'altro dopo che mi hanno tolto sto dente la bocca ancora non è che mi si apre, non è cambiato niente, quindi Gimaf ha detto: senti, mo parliamo con un altro dentista di Galatina e vediamo un altro parere, casomai ci hanno infinocchiato. E ho fatto: sì, dai. Vabbè, quindi lunedì si va all'altro dentista a Galatina. Nel frattempo devo risolvere un problema che ho al piede da più di 10 anni sicuramente. Il problema è che c'è un osso che esce di fuori, ma non fuori dalla pelle, però
non è dove dovrebbe essere, è tutto sporgente come gli scemi e mi fa malissimo. E quindi tipo quando corro, quando gioco a basket, mi fa troppo male e non riesco a giocare bene. E quindi dovevo andare all'ortopedico, però mi sa che a questo punto non ci vado più, perché ora devo partire a Torino, mamma, che palle. So che vi state aspettando altri video su Outlast 2, non è vero, però li metterò quando aggiornerò di nuovo mi farò di nuovo il Game Pass dell'Xbox, sì, sì. Perché al momento non, cioè è inutile che me lo faccio mo e poi non lo uso, poi parto, cioè parto a Torino, mi sistemo poco e poi mi riattivo il Game Pass, mo vediamo. Io giro i posti dell'Usalento, mi viene la nostalgia prima ancora di partire, perché ho vissuto tante belle esperienze, altre molto brutte, però ho capito, per quelle brutte non sento nostalgia. E niente, mi dispiace che lascerò tutta la mia famiglia, tutte queste... Oh! Ah, è un gatto, c'è un gatto. Ettore, andiamo. Lascia perdere. E niente. Si va. Questa è la strada di casa mia, che è sempre piena di cani, ma no. E ogni volta che passo con Ettore succede un casino. Beh, c'è tutti... Potrebbe essere l'ultima puntata della stagione, quindi ciao.